Le risorse paesaggistiche e l'immensa ricchezza del patrimonio storico-culturale fanno dell'Italia un paese unico al mondo. Il Meridione spicca per le località turistiche e balneari, costellato di oasi di piacere e di vacanza di grande bellezza. Parliamo della Calabria e in particolare del Nord-Est, dove è situata Trebisacce. È una tranquilla cittadina sullo Ionio, quello che un tempo fu l'altro mare per i greci. In questo film scopriremo come si è sviluppata negli ultimi 50 anni nel rispetto delle bellezze ambientali. Abbiamo creato una maglia di infrastrutture. La battaglia più importante è quella del 21 e del 22 luglio del 1576. Abbiamo incontrato squadre grossissime, fortissime. I cibi sono squisiti, anche il calore delle persone mi piace molto. Proprio il fatto del turismo in bicicletta ci sta spronando molto. La solitudine uccide gli anziani. Io sono un'autentica... Allora, no, allora lo dobbiamo cancellare. Trebisaccese. Sveleremo il mistero del ritrovamento di un'antica scultura nelle fondamenta della chiesa bizantina di San Nicola, recentemente restaurata. Il crocifisso, di quale secolo è? Vi mostreremo ricchezze storiche uniche in Calabria, come il parco archeologico di Broglio della protostoria. Faremo un tuffo nelle attività culturali e parleremo di ambizioni e desideri. Quale sogno posso avere come dirigente di questa scuola? Il grande sogno. I parcheggi come parcheggio, i Trebisaccesi, mamma mia. Ci soffermeremo inoltre sul lavoro svolto per lo sviluppo della cittadina, svelando anche il segreto del sindaco. Questo per far capire che giocavamo veramente con il cuore. Erano delle cose stupende. Entreremo nelle maglie vive della realtà quotidiana, ascoltando le testimonianze di progetti realizzati e i grandi sogni nel cassetto di un popolo dinamico e accogliente. Non perdete l'occasione di visitare l'Alto Ionio e la nuova Trebisaccia.